ma invece di farlo con l'attacco, nocca, corta o lunga, corta o lunga. Via! Sono facili, sono tutti esercizi facili, però fateci vedere la sensibilità che avete col petto. Thank you.
Thank you.
al lavoro sui passi difensivi. Cerca la perfezione nel movimento difensivo. Bagger preciso per farlo attaccare. Cerca di evitarlo, no, bravo tu, vai, veloce ragazzi,
Ivanovic, palla in Pettis. Attaccare.
signori, è arrivata la nostra fotografa ufficiale. Quando tirate su una difesa sorridete, siete nel mirino di Mister Lella Scola. Thank you.
Thank you.
perché la testa sta pensando ad altro, non è lì sul pezzo a pensare quello che deve fare. Ora il problema quale può essere? C'è un filo di vento, per voi è una buona assassina. Ora io non so quante volte voi vi allenate a essere precisi, quante volte la settimana? Magari, se la faccio una volta. Pensate che chi lo fa con questo vento lo fa ogni giorno per 2 ore al giorno. Ora, per l'amor di Dio, potete essere anche dei fenomeni, ma se loro lavorano a una distanza di 50 cm o 60 cm da rete con precisione, sanno, ripeto, sanno che hanno un margine di errore basso. Voi quel margine non ce l'avete, quindi a noi, in questo momento, di mettere la palla precisa una volta per tirare la botta non ci può interessare. Noi, nel campo a sfavore, dobbiamo stare lontani da rete. Un metro, ragazzi, un metro, non 50 centimetri. Io non devo più vedere palloni che di qua sono dall'altro campo, perché sono errori gravi, gravi, ok? Siamo staccati e lavoriamo la nostra palla. Se prendiamo confidenza o se siamo sotto di 10 punti, magari rischiamo, ma non in allenamento, stiamo provando quella roba là. È una cazzata, è semplice, ma nessuno lo fa. Quello che vi posso chiedere ora in più è che ogni tanto, qualcuno lo fa già, giocare una palla un po' più bassa, ok? Quello che però vi voglio chiedere insieme a tutti, venite qua un secondo. La palla. Allora, la palla che vi chiedo è... Ogni tanto proviamo a giocare, poi voi la chiamerete come volete, ok? Una palla che gestiamo con questa chiamata sopra, staccata da rete, vuol dire che se io ti faccio alzare ferma la palla da qua, l'alzata la pretendo staccata da rete a un metro, e questa è la palla che noi diciamo sopra, ok? Se la palla la giochiamo bene e la riceviamo là sotto, la difendiamo là sotto, ferma la palla, ferma, va. Là sopra sarà la vostra vicino. Quando voi chiamate vicino, di solito portate sempre la palla sulla rete. Noi adesso, in questo momento, diciamo sempre sopra. In questo modo siamo lontani da rete, senza giocare con la rete. La cosa che potete fare in più è giocare quella che voi chiamate piccola 1, ma la giocherete solo quando io e Simone appoggio il corpo, non voglio andare dietro, batto i piedi e gioco questa palla. Questo è un vantaggio, la difesa non si schiera e noi giochiamo dentro. Sono qua in questa condizione, quindi sopra e piccola, ok? Sopra e piccola, altro niente, vediamo se giochiamo meglio, ok? Ancora. Patinare in difesa.
Dai, va bene, va bene.
Dai raga, non ci diamo cazzate! Non ci diamo cazzate! Dobbiamo fare la palla staccata, la stiamo sopra! La palla è sopra, si va a rete, la vogliamo tenere noi qua! Guardiamo, la palla si passa a rete, ripetizione, abbiamo fatto la parte, non rischiamo, non siamo dei grandi alzatori, lo sappiamo. No, no, uno me! Dai, me! Piazziamocelo il muro, soprattutto quando di là poi la palla va a rete. Il margine è buono per loro. Dai, forza!
minuti di allenamento. Thank you.
siamo giunti alla fine. Vediamo gli atleti avvicinarsi agli istruttori, grazie. Per il campo ISO Kinetic siete stati allenati dal team BBC Beach Volley Cagliari. Nelle persone di Mr. Domenico Appicella e Mr. Simone Gregori. Vuole
finito, ultime due azioni, poi abbiamo finito. Raccogliere i palloni, abbiamo bisogno. Stop ragazzi.